quando noi abbiamo davanti alla nostra visione una quantità di singoli oggetti, noi possiamo osservare tutti questi oggetti ad uno ad uno. Il processo che fa identificare un oggetto nella sua unità attraverso il numero 1 è un processo che è un ente spirituale, una entità spirituale, perché è il nostro spirito che attribuisce la quantità 1 a quell'oggetto. Quell'oggetto di per sé non è 1. Noi possiamo infatti osservarlo in tutte le sue componenti e ci accorgiamo che all'interno della sua totalità esiste un intero mondo fino alla dimensione atomica di atomi, particelle, eccetera. Quando noi ci limitiamo a considerare 1 quell'oggetto, noi in realtà ci stiamo avvalendo di tutta la sua dimensione intima fino a quella atomica per creare con questo tempo strutturale dell'unità la sua struttura intera nel numero 1. Se noi infatti mettessimo insieme tutte le dimensioni, 1, quella fondamentale, immaginiamola che sia la lunghezza del metro, e poi cominciamo a considerare tutte le dimensioni unitarie che esistono al suo interno, a partire dal decimetro, dal centimetro, dal millimetro, dal decimillimetro, per cui aggiungiamo al numero 1 una bella virgola e poi una serie di 1, 1 per il decimetro, 1 per il centimetro, 1 per il millimetro, fino all'ultimo 1 che esprima la dimensione unitaria dell'atomo, noi avremmo un 1, una bella virgola, e una serie di 10 cifre 1 decimali, e dovremmo considerare quell'oggetto in tutta la sua dimensione della lunghezza come 1,111111111. Invece noi cosa facciamo? Una operazione spirituale. Assumiamo lo 0,111111 fino alla dimensione atomica come l'insieme di tutte le strutture unitarie che esistono nella lunghezza. E le poniamo sotto all'unità intera per strutturarla e ci limitiamo a considerare 1 quel metro. Ecco, vedete, questo è un intervento dello spirito che usa la visione di tutti i sottomultipli dell'unità fino alla dimensione atomica per ottenere la dimensione unitaria multipla, ossia 1. Quell'uno che è elevato a n è sempre 1. Vedete? Noi questa operazione elementare che stiamo facendo con il nostro cervello non siamo capaci di farla poi nella fisica, quando potendo scorgere non solo l'unità di un oggetto ma anche tutte le dimensioni che vi sono contenute nelle varie unità della fisica, andiamo ad aggiungere alle quantità intere tutte quelle quantità decimali che compongono la sua struttura intima. E diciamo
in tal modo, ad esempio, che l'unità della massa dell'elettrone è 9 sommato a 0,10938 erotti. Sommiamo la parte strutturale alla parte unitaria. Commettendo quell'errore culturale della nostra piccola ragione, che non è ancora capace di seguire quella grande, naturale che noi facciamo per comprendere una cosa e non questa uno assieme a tutta la struttura considerata come dettaglio dell'unità, questa operazione che noi con la nostra intelligenza primaria siamo capaci di farla, non siamo ancora capaci di farla con quella ragione piccolina che noi rendiamo capace nel tempo di una comprensione che si perfeziona piano piano a partire da un bambino che non sa nulla, da un io piccolo che non sa nulla, mentre invece la sua ragione sa benissimo tutto, tanto che predispone l'evoluzione del progetto contenuto nel DNA attuando al tempo debito ogni fase e quindi dimostrando di sapere molto di più di quanto non sappia il nostro io cosciente e bambino. Quella che ho descritto è veramente una cosa sorprendente nella scienza di queste acquisizioni progressive di conoscenze da parte del io bambino. E la scienza umana appartiene ancora ad un io bambino che non è capace di capire che, definita la dimensione unitaria della particella elettrone, alla dimensione 10 alla meno 31 riferita al chilo, l'unicità è data da 1 e vale quando noi moltiplichiamo la materia alla sua contrapposta antimateria. Quando li moltiplichiamo sono 1 alla dimensione 10 alla meno 31 kg. Oppure, quando noi abbiamo una visione relativa alla struttura sottomultipla dell'unità per avere la contrapposta visione multipla e reale, noi dobbiamo escludere tutti i decimali che ci sono a quella dimensione, perché senza alcun dubbio servono proprio a presentare l'unità di quella parte della fisica, l'unità di quella struttura in un numero che sia diverso da 1, perché si appoggia sulla visione sottomultipla dell'unità per avere quella multipla.